Siamo ritornati in via Canova, dove ha sede lo studio del pittore Corrado Armocida. Una figura poliedrica per quel che riguarda le arti figurative e plastiche, per ammirare l'ultima produzione del maestro di gioiosa ionica. Tante tele, tantissime terracotte, però noi abbiamo voluto porre il nostro sguardo su questa ultima produzione, su questo filone. La terracotta, il mare, ma principalmente il mondo dei migranti. Davvero una grande emozione e poi una grande commozione nel vedere questi lavori di Corrado Armocida. È un tuffo nel passato che ci fa capire meglio il presente. Ecco, il passato, quando gli albanesi, gli emigranti eravamo noi, sui barconi arrivavano i nostri, e ora ci sono gli altri che arrivano qui in Italia, in Calabria. E la Calabria è terra di accoglienza. E Corrado Armocida con questi lavori racconta, sono lavori che sono libri di storia, e nell'età matura ha scelto la scultura, la creta, per raccontare ai ragazzi di oggi e lasciare in eredità alle generazioni future uno spaccato storico, culturale, umano e artistico di grande valore. Ricordo che con un altro comune amico, con Enzo Macri, ha realizzato una macchina di legno. Questa macchina camminava. Hanno fatto un lavoro straordinario. Si chiamava Carrettone. Ecco, ha avuto sempre questa passione di scoprire, riscoprire e trasmettere. Il viaggio, io lo chiamo come Pietro Germi, il viaggio della speranza. Quelli che si mettono su un barcone di avventura, che avventurano i propri figli, bambini, donne, incinte, si mettono, non lo sanno se toccheranno di nuovo la terra, non lo sanno, oppure saranno l'impasto ai pesci, saranno sepolti dal mare, non lo sappiamo. E allora lasciamo stare la politica da parte, guardiamo il lato umano. Hanno diritto alla vita, hanno diritto di essere umani e trattate come essere umani. Mi è venuta questa ispirazione e ho preso la creta, invece di prendere i pennelli e la tela, ho voluto, questa forma artistica, oserei dire, questa espressione, me la sono sentita più di farla manipolando la creta con le mani. E quindi sono contento e appagato di aver fatto. Poi tutto l'altro mondo, il mondo contadino, la madama che si ritira con le capre dai campi, sono mondi di cui soprattutto i giovani non li conoscono, non sanno com'era il costume della donna di Gioiosa. No, era un capolavoro, altro che Schubert per fare il disegno.